queste linee di indirizzo possono essere facilitatrici di un processo di implementazione, come è già stato detto, che si sviluppi in tutte le regioni dando vita e rafforzando programmi di azione. E questo è uno dei tratti salienti, secondo la mia esperienza, in questo tavolo di lavoro su cui possiamo concentrarci. Promuovere la metodologia che abbiamo seguito e condiviso per favorire e incentivare buone pratiche efficaci sul piano della salute, salute intesa come diritto di cittadinanza e bene comune da tutelare e promuovere. Questa è la nostra stella polare. E voglio sottolineare in particolare un aspetto, è già stato detto, la collegialità e l'intersettorialità agita, che ci ha permesso di confrontare, scambiare e mixare le nostre competenze, i saperi, per raggiungere un obiettivo condiviso. Potremmo dire che questo tavolo è stata una micro esperienza di alleanza di scopo sotto la corta guida, mi ripeto, è già stato citato, della dottoressa Galeone Menzano e del dottor Anatra. E questa è la strada maestra, secondo me, da proporre, perché è evidente, e lo sappiamo per la nostra esperienza, che la settorialità e la frammentazione sono i punti di debolezza delle strategie di promozione della salute e dell'attività fisica, di sani stili di vita, di sostegno al benessere psicofisico di tutti i cittadini. Possono essere indubbiamente processi complessi, ma abbiamo situazioni da affrontare altrettanto complesse, e quindi possiamo, secondo me, avere fiducia collettivamente nelle nostre possibilità di cambiamento. Quindi inserisco una breve nota di riferimento all'USP, Unione Italiana Sport per Tutti, come associazione non solo di promozione sportiva ma sociale. Come riportato dal documento, possiamo costituire un facilitatore nella costruzione di reti e di alleanze tra diversi soggetti per le strategie di promozione della salute, mettendo a disposizione le nostre buone pratiche, le nostre competenze, sia specifiche sia finalizzate, e questa è un'altra caratteristica della nostra mission, a interventi e politiche di inclusione e di comunità. Allora, quali sono le prospettive anche in previsione del nuovo piano di prevenzione? La dottoressa prima veniva presentato il quadro riportato da Istisan, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Allora, e siamo davanti all'ennesima contraddizione, perché a fronte di una crescita di quella che viene chiamata la fitness economy e anche di livelli di pratica sportiva, i dati confermati dalla dottoressa Spinelli confermano la permanenza di un livello di sedentarietà preoccupante, quindi proprio non si è mosso niente o poco, che riguarda le donne, i bambini e i ceti sociali più svantaggiati. Allora, proviamo a cambiare qualcosa, cambiamo paradigma, cambiamo approccio, dobbiamo, secondo me, inserire dei cambiamenti. Quindi, ribadendo che la questione delle diseguaglianze in salute rimane centrale, ed è evidente, e che si può agire contrastando queste diseguaglianze in salute su più settori interconnessi, perché l'interconnessione, no, di fare sistema, l'elemento fondamentale, settori che sono sociali, educativi e ambientali. Mi propongo anche un termine di un'economia civile che si fonda su elementi di comunità, valori, sussidiarietà, capitale sociale, bene comune, benessere, eco e sostenibile. Sono i grandi temi che in questo momento si dibattono. Allora, un approccio che a questo punto vede al centro un elemento, secondo me, strategico, la rigenerazione dei territori, la rigenerazione degli ambienti, degli spazi urbani, anche quelli scolastici, a cui possano concorrere non solo tutti gli attori che hanno composto e comporranno questo tavolo,
ma tutti gli attori che detengono competenze e disponibilità in una regia lungimirante dei decisori politici e del sistema sanitario. Sono fondamentali le azioni all'interno di una regia assolutamente autorevole, con obiettivi di lungo respiro. Non è il progetto di 6 mesi, non è il progetto di 1 anno, sono programmi poliennali, sono profondità di campo in cui noi ci dobbiamo lanciare. Quindi non solo per avere azioni sistematiche, come abbiamo spiegato, per rendere efficaci gli interventi rispetto a fasce di popolazione più ampie, ma anche, lui propone questo termine, ma anche il varo di laboratori sperimentali permanenti di elaborazione e progettazione collettiva partecipata. Proviamo a sperimentare nuove formule, nuovi terreni, una modalità di approccio globale che venga salvaguardata poi da elementi puntuali, da obiettivi puntuali. Quale possono essere il nostro obiettivo? Costruire proposte guida corredate da piani di fattibilità sulla base di evidenze e adattabili ai vari contesti comunitari, da mettere a disposizione come patrimonio di realizzazione di interventi. Cito 2 esempi rapidissimamente, un percorso che adesso sta facendo finito la Regione Veneto sull'Urban Health, e una cosa che mi ha particolarmente colpito, questo progetto in solidarietà al sud, questo progetto MUFT del comune di Bari, mobilità urbana vivibile e tecnologica, ha avuto uno straordinario successo ed è un elemento secondo me virtuoso, supporto di piani di formazione intersettoriali e monitoraggio costante dei processi. Gli ambienti urbani quindi come scenario per la traduzione in programmi della nostra salute in tutte le politiche, che veda sempre più al centro però i cittadini. Grazie.